presupposto che il pony è una preda, quindi come preda è un animale pauroso. E proprio perché è pauroso ha bisogno di qualcuno che gestisca, è un animale di reazione, non è un animale di azione. Cosa significa stare con il pony e crescere con il pony? Significa che per poterlo gestire bisogna imparare prima di tutto a gestire se stessi. Crescere con un cavallo significa partire da zero e imparare a conoscerlo, imparare a conoscersi, perché comunque io devo conoscere lui, ma lui deve conoscere me. Noi dobbiamo comunque creare l'interesse per un animale, che vuol dire prendersi cura dell'animale, prendersi cura in fondo di sé, perché quando ci prendiamo cura di qualcuno ci prendiamo cura di noi stessi e impariamo a lavorare su noi stessi. Bisogna imparare a conoscerlo, bisogna imparare a coccolarlo, bisogna imparare sotto sotto un po' anche a viziarlo. Giocare con un pony vuol dire stare con lui, creare squadra con lui. Quello per loro deve essere un gioco, ma deve essere anche un amico, e soprattutto un amico da rispettare e da amare.